Johan, ti chiedo innanzitutto qual è il tuo stato d'animo e cosa hai pensato quando la società tecnologica ha detto vogliamo te per allenare l'Empoli. Intanto saluto tutti, doveroso. Non c'è stato un momento uno che ha determinato questa scelta, c'è stato un insieme di fattori che hanno portato a questo ragionamento e oggi posso solo dire che mi sento estremamente emozionato, chiaramente, estremamente orgoglioso di ricoprire un ruolo che per anni l'ho visto sempre da un'ottica diversa dal momento in cui mi è stato chiesta la domanda vuoi allenare l'Empoli, chiaramente essendo stato per educazione e anche per modo di fare mio mi sono catapultato subito nella risposta, nel dire sì, lo faccio, e dal momento in cui ho fatto questo mi è cambiato completamente il modo di pensare, il modo di agire, quindi dentro sto metabolizzando questo sì, con chiaramente le dovute, diciamo, riflessioni alla risposta, non preoccupazioni, le dovute riflessioni. Io sono uno che ha sempre rischiato, anche nel modo di giocare, nel modo di fare le cose, le responsabilità l'ha sempre prese, ha sempre affrontate, a volte le ho superate, a volte no. E questo mi ha dato la forza, mi darà la forza per reagire a tutte quelle che sono le difficoltà a me nuove, che io adesso non posso, come dire, preordinatamente pensare che mi possano crearsi. Per cui, insomma, spero, mi auguro di fare quello che sono, di dare quello che sono. E l'unica promessa che posso fare alla Presidente, alla dirigenza, ai giornalisti, all'insieme Empoli, alla gente, dove comunque manifesta sempre grandi affetto nei miei confronti, ma non per quello, secondo me, non per quello che ho dato sotto l'aspetto calcistico, quello che è la persona. E quindi io devo chiaramente ridare questa grande prova di affetto nei miei confronti, la devo ridare alla gente all'ennesima potenza, triplicata, come, e questa è l'unica strada che conosco, è quella del lavoro, di fare le cose che negli anni ho imparato, perché io ho smesso di giocare nel 2006, siamo nel 2016, in questi 10 anni ho maturato tante conoscenze, le ultime 4 sono quelle che mi hanno segnato verso una direzione, e quindi devo prendere il vantaggio da questi 4 anni e sperare di fare pochi errori, non di non fare errori, di fare pochi errori. Oltre al Presidente, alla società, c'è qualcuno che si sente di ringraziare maggiormente, magari anche di allenatori appunto con i quali hai lavorato? Chiaramente Sarri, Giampaolo, i collaboratori di Sarri, i collaboratori di Giampaolo, che io ho preso più dai collaboratori, dai Calzona, dai Sinatti, dai Bonomi, dallo stesso... ora, fare un nome rischio di dimenticarne altri, siccome sono stato una spugna in questo senso, cercando proprio di capire quali sono proprio le sottigliezze che ti portano a fare bene un qualcosa. E quindi insomma, Sarri e Giampaolo sono quelli lì dove io chiaramente mi ispiro. Cercherò di non scimmiottare Sarri e Giampaolo, altrimenti si rischia di fare confusione. Metterò quelle che è al servizio della squadra, quelle che sono le mie conoscenze. Cercherò di ripetere, di commettere meno errori possibili, sperando che si possa gioire, sperando che si possa fare le cose che Empoli vuol vedere, tenendo in considerazione, come diceva il Presidente, non per mettere le mani avanti, l'Empoli lotta per non retrocedere. Per arrivare a raggiungere questo obiettivo, la strada è quella di proporre calcio e non di subirlo il calcio. Se ci si riesce, bisogna
come dire, cavalcare l'onda e vedere un pochino dove ti porta. Devo ringraziare anche il presidente per non averla fatta andare a Napoli dopo lo scorso sì, anno. Questo ci siamo ringraziati a vicenda, ma già è passato, insomma, ritirare fuori una storia che se ne si è dette tante, chiaramente non è quella la prova che ci lega come affetto, è ben altro, insomma, chiaramente voi siete a conoscenza di una piccola parte di quello che è l'insieme Empoli e quell'altra ce la teniamo noi che siamo un po' più addentrati. Mister, ha mai pensato in queste ore al rischio che lei corre di diventare allenatore di una squadra che negli ultimi anni ha fatto davvero delle belle cose? Non c'è un giorno che non lo penso, però come dicevo prima il rischio è non rischiare e io sono fatto così, guardando sempre il lato positivo delle cose, anche quando giocavo, anche quando ero lì come collaboratore, cercavo sempre di scavare dentro di me e tirare fuori quello che era l'aspetto non negativo, l'aspetto migliore, cosa posso tirare fuori da una sconfitta, cosa posso tirare fuori da un comportamento sbagliato, sempre cercato di guardare il bicchiere mezzo pieno e quindi guardarmi su quella che è una situazione negativa quando viene e la si affronterà. Ora sinceramente sì, la domanda è lecita, però io devo guardare, devo pensare, sono talmente concentrato a quello che devo proporre e non posso permettermi il lusso di passare un messaggio dove io sono il primo a non crederci, quindi la mia forza deve essere proprio mirata a cercare proprio di far capire a tutti voi, chiaramente alla squadra, la società già lo sa, altrimenti non avrebbe avuto questa direzione. Per cui insomma rischiare fa parte della vita, io l'ho sempre fatto. Stiamo parlando di andare in guerra, attenzione, stiamo parlando di una cosa chiaramente che di una responsabilità grossa, non è in coscienza, ma è chiaramente tutti quelli che sono oggi, giusto avere, come dire, la paura da parte degli altri di non riuscire nelle cose è lecita, l'incertezza che si alimenta nel panorama calcistico in funzione di questa scelta mi fa da stimolo, mi darà sicuramente forti stimoli per cercare di far cambiare quella che è l'idea che giustamente c'è ora. Ecco, senta, a proposito di questo, lei ha nominato più volte Sarri e Giampaolo. Devo dire che probabilmente la cabala può giocare a suo favore, perché come si dice non c'è due senza tre, il Empoli ha fatto due scommesse, Sarri e Giampaolo l'ha vinta tutte e due, adesso la terza scommessa è Martuscello, il proverbio potrebbe tornare a pennello. Io me lo auguro, però le ripeto, io devo essere onesto, ho avuto queste due persone che mi hanno fatto cambiare idea anche come modo di lavorare su quella che era il mio vissuto da calciatore e ho pesato le cose, ho visto che quel tipo di direzione, chiaramente bisogna anche insegnarle le cose, quel tipo di direzione ha portato dei vantaggi e sono sotto gli occhi di tutti, però quello fa parte del passato, io devo fare il futuro, non il presente, devo fare il futuro, devo ragionare in questo senso. E mi auguro fortemente che, come dice lei, non c'è due senza tre, io me lo auguro fortemente, altrimenti, ripeto, non è in coscienza la mia, perché però insomma devo mirare le mie preoccupazioni, i miei pensieri, la mia voglia di voler fare le cose mirate a farle bene, non a farle, a farle bene. Senta, nominato ovviamente Sarri e Giampaolo, mi dice una cosa che vorrebbe imitare, nella quale vorrebbe imitare bene Sarri e l'altra in cui vorrebbe imitare bene Giampaolo, un segreto di tutte e due. Ora, l'imitazione, è vero, sono napoletano e un pochino come imitazione riesco, però a parte la battuta, sono due estremi, sono due persone completamente diverse sotto l'aspetto proprio di approccio. Hanno concetti tecnici, tattici molto simili con qualche differenza. Persona molto vulcanica che è Maurizio, è una persona molto pagata, molto equilibrata, che è Giampaolo. Entrambi molto intelligenti, dove non nascondono assolutamente quello che è la voglia di insegnare. E questo chiaramente mi ha dato una grossa mano nel carpire tutte le conoscenze puramente tecnico-tattiche.
su quello che è il discorso di gestione, quella Maurizio aveva una sua strada, Giampaolo ne ha un'altra e Martuscello ne avrà un'altra, che non sarà sicuramente imitare, come ripeto, scimmiottare quello che è stato il mio recente passato. Ma lei darà consigli per la campagna acquisti alla società o si atterrà a quello che gli viene messo a disposizione? Perché il Presidente, mi è sembrato abbastanza chiaro, ha detto: se c'è da fare mercato qualcuno deve uscire, noi siamo una società che dobbiamo far uscire per fare, io sono, per fare cassa. Sono da 20 anni nell'Empoli, quindi so come ragiona la società, so qual è la direzione della società e non ha mai fatto qualcosa che danneggiasse la costruzione di una scuola. Qualche volta sì. Vabbè, qualche volta. In 20 anni. Cioè, nel senso, in 20 anni, siccome noi si appresenta soprattutto gli errori, come per ritornare al discorso prima, sì, è fondamentale, per esempio, quando noi abbiamo fatto la Serie A, mi sembra dopo Silvio Baldini, e abbiamo tenuto Rocchi e Di Natale, abbiamo fatto una pischerata, perché chi c'era se lo ricorda benissimo, il secondo anno erano un'area di andare in squadre importanti e le abbiamo trattenute, e fino a gennaio non hanno giocato. Se è vero, siamo andati a un punto poi dalla salvezza. Però quello è un errore che non ci sentiamo più di fare perché ci siamo passati, quindi. Poi ne abbiamo fatto anche altro, non siamo stati qui, voglio dire, però per completare forse il senso, volevo dire, della direzione di questa scelta, come ho detto prima, la scelta ci garantisce continuità in questa idea di gioco che è stata messa a punto da questi due allenatori, da Sarri e da Giovanni. La direzione è quella. Se io avessi scelto qualsiasi, come ho detto prima, allenatore in Serie B, bravo, ci dice sì, l'esperienza mi dice questo, sì, mi piace questa idea di gioco, la sposo, poi viene uno e dopo 15 giorni, 20 giorni, un mese ci si accorge, ci può mettere un pochino, può ancora, e ci può mettere mezza roba sua, anda bene, perché purtroppo io sono vecchiotto, mi è successo questo, negli anni, e il risultato secondo me è un imbastardimento di questa idea di gioco, sarebbe stato, ecco, con Giovanni, al di là che poi l'interpretazione di carattere personale sulla gestione del singolo, del gruppo, del presidente, dei fattori esterni, ovviamente ci metterà del suo, però noi sappiamo che questo modo di fare calcio, Giovanni è in grado in maniera integrale di poterlo dargli continuità. Ecco Giovanni, avete già deciso lo staff tecnico e se ci illustri le novità che ci sono? Questa è una cosa ancora da divenire, come ti anticipo la domanda, anche quella sulla scelta dell'eventuale ritiro, sono tutte situazioni che si stanno vagliando, per cui ad oggi siamo nel punto interrogativo in questo, quindi tra qualche giorno si maturerà il resto, insomma, il tutto. Comunque è una eventualità quella che il ritiro si è fatto magari... L'eventualità ti spinge perché l'anno scorso si è avuta una grossa difficoltà climatica e di conseguenza bisogna fare qualcosa di differente, se ci sono le condizioni ovviamente. Senta, la vive questa esperienza come un sogno, immagino, lei è diventato un calciatore di cui da bambino sognava quello, ma aveva mai pensato nella sua vita di diventare un allenatore di Serie A? No, sinceramente, devo essere sincero. Non avevo mai pensato di iniziare in Serie A, cioè avevo pensato di fare l'allenatore, ma non di avere un inizio così grande, così forte. Però l'idea di farlo era maturata già da diversi anni, no diversi mesi, da diversi anni. Dovevo solo aspettare il momento per cercare, poi ho avuto questa grande opportunità e me la giocherò nel migliore dei modi. Chiaramente sbagliando, perché se c'è una cosa qui che mi ha dato è stato che dall'errore si impara, dalla pazienza di aspettare l'errore, il dopo errore, e questa è una politica che ha sempre rispecchiato la volontà del presidente e dell'insieme Empoli, inteso come pubblico, come ambiente. Qui i ragazzi giovani devono sbagliare, devono crescere per poi essere venduti a grandi piazze. Qui fortunatamente avviene questo e su questo sono avvantaggiato, insomma, rispetto ad altre piazze. Cosa cambia
cioè, qual è il cambiamento più difficile da passare dal ruolo comunque di collaboratore tecnico e vice allenatore al ruolo poi di allenatore? Cos'è la cosa che ti sta cambiando di più nella mente? Intanto ora bisogna che avvenga questo in modo concreto, perché al momento sono tutte chiacchiere, insomma, nel senso che fin quando non avrò il come confrontarmi con l'insieme inteso come squadra, l'unica cosa che posso dire è prima ero portato a consigliare e ora invece dovrò aprire l'orecchio e essere consigliato. L'unico piccolo particolare, se è un grande particolare, cambia chiaramente tutto, insomma, gestire una squadra che sia al di là della categoria è diverso che non stare legato dietro, nonostante, vi ripeto, mi sono sempre assunto le responsabilità grosse, forti, perché era giusto che facessi così, perché sono fatto così e l'ho sempre fatto, e solo non ci mettevo la faccia. Ora a questo gli devo mettere la faccia e va bene, e ci si metterà la faccia se ci sarà, se avrò la fortuna, la bravura, la capacità, spero di averla, mi auguro di fare le cose bene. Posso passare un messaggio da presuntuoso, tutto sono tranne il presuntuoso, e credetemi, questo è un difetto, un grosso difetto. Buonasera, sono qui. Ciao Frank. Rifacendomi ora alla parola, al concetto di responsabilità, è una mia curiosità, che non ha nessun rilievo. Il fatto di affrontarla in una serie così, cioè la massima serie, la serie, avrebbe aiutato averla assunta in categorie, diciamo, inferiori, come una Lega Pro, come una Serie B? Sarebbe stato di aiuto o non ha alcuna rilevanza? Sicuramente sarebbe stato d'aiuto, ma posso dire anche che non è d'aiuto, cioè è una cosa che bisogna affrontarla. Io, come siete curiosi voi, e sono curioso anche io nell'andare, io vorrei iniziare domani a allenarmi per vedere se effettivamente è così. Poi è chiaro che gli errori li farò, sì, sicuramente, insomma, su quella che è chiaro, devo limitarle queste cose. Io sono un istintivo, sono un impulsivo, sono uno che comunque ragione di petto, di cuore, e il mio trascinare affinché possa avvenire una cosa fatta bene, ci metto dentro quello che è il mio modo di essere. E cosa si aspetta Giovanni Mattuscello da tutto l'ambiente? Quello che già sto ricevendo, grande senso di vicinanza, che il più dei messaggi arrivano perché si preoccupano dell'aspetto, le cose se non vanno bene si rischia di perderti, insomma, e questo è un senso di vicinanza importante, lo percepisco, ho sempre avuto questo sentimento di grande affetto nei miei confronti, e in questi giorni molti di più, e questo chiaramente mi gratifica per la persona, ecco, per la persona che sono stata, la persona che sono. Perché prima o poi ci lascerà. Speriamo poi. Sì. Speriamo poi. Io spero il più tardi possibile. No, ero qui, era la sciarpa. Scusa, per il discorso del, come si è parlato anche del discorso, no, del patentino, e come funziona? In pratica a giorni dovrebbe uscire il bando di concorso, cioè l'iscrizione, di conseguenza dovrebbe avvenire a deroga, insomma è un passaggio obbligato, però al momento non è uscito ancora il bando di concorso, dovrei entrarci con i punti, col punteggio, per cui è tutto lì. Non sarai obbligato ad avere una figura accanto? No.